Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho appena preso una cantonata. Sono dispiaciuto. Ti racconto cosa è stato. Allora, mi è venuta una fantasia balorda delle mie. Ricordavo di avere a casa questa. Questa è una fotocamera digitale dei primi anni 2000 che avevo a casa perché è stata con la mia famiglia per un po' di tempo. Vedi, ancora funziona perfettamente, cioè se tu vedi qua effettivamente lui funziona e ha una funzione anche video, cioè ha una funzione video e praticamente qua con questa memoria che ci ha messa mi dice che posso registrare più o meno 40 minuti di video. Quindi ho detto, ma come li registri i video? Beh, sicuramente li registrerai in un formato non il massimo, quindi diciamo non è un upgrade, è un downgrade, però è un downgrade a qualcosa che volevo, cioè un effetto un po' vintage, che è quello che vedi in questi video, però questo è creato in post-produzione, cioè nel senso, invece la cosa bella era averlo direttamente, riuscire quindi a montare il video questo direttamente, avere proprio i colori e tutte quelle sfumature classiche. Poi tra l'altro ho visto che è anche un po' anamorfica questa, cioè si fa il 4 terzi, però lo sai così lo stondo, un po' è carino, era molto carino. Quindi che ho fatto? Me la sono portata per mezza giornata, tutta la mattinata sono stato a Portopalo, c'era una giornata bellissima. Bellissimo, ho fatto riprese al mare, ho fatto riprese utilizzando anche lo zoom, cioè lo zoom ottico, una cosa carinissima. Poi ho incontrato due amici che lavorano là praticamente hanno preso dei pezzi di terreno demaniali, no? E hanno cominciato a coccolarli, a curarli e hanno fatto una cosa carina. Quindi li ho incontrati, li ho visti da lontano. Appena mi hanno visto con la videocamera, ho notato a parlare in italiano perché volevano che io continuassi a filmare, che hanno capito che era qualcosa che sarebbe andato su YouTube, no? Quindi cominciano a raccontarmi. Sono stato là almeno un quarto d'ora con loro, mi spiegavano prima abbiamo fatto questo, poi abbiamo fatto questo, intanto questo. Intanto questo ci abbiamo rimesso di tasca nostra perché a noi fa piacere farlo, nessuno ci ha mai dato nulla, però il fatto stesso che vengono i turisti ci vengono a ringraziare per quello che facciamo per noi è tanto, eccetera. Oh, avevo registrato tutto, tutto bellissimo, ora era il momento della verità, lo vado a mettere sul computer e praticamente intanto mi fa un formato AVI che DaVinci non capisco per quale motivo da sé non mi prende. Provo a fare le varie conversioni, ma niente, una volta mi viene solo l'audio, una volta mi viene il video senza audio. E comunque sia, la qualità audio era molto, molto, molto scarsa, cioè nel senso si capiva a fatica quello che dicevo ed era rumorosissimo, era non bellissimo. Peccato, peccato perché? Peccato perché prima di tutto volevo dare nuova vita a questo oggetto e come questo penso che anche tu ce ne avrai a casa buttate in un cassetto chissà quante, perché si sono usate per un po'. Questo addirittura era 12 megapixel, cioè mica poco, 12 megapixel erano all'epoca tanti, tanti, tanti. Considera che anche la mia reflex mi pare che sia 12 megapixel, quindi cioè, erano grosse le foto, il sensore certo era piccolino, i video erano, non so, in 640 per, vabbè, ok. Era comunque qualcosa di vintage che dir si voglia, ed era carino. Quindi la prima cosa che mi dispiace è non essere riuscito a dare nuova vita a questo oggettino qua. La seconda cosa che mi dispiace, che però è un arrivederci, è che tutto quello che ho registrato con i miei amici Santino e Giovanni non è venuto fuori, non ne posso fare niente. Io però li ho avvertito, ho detto, guarda, io intanto ho registrato, però ho detto non sono sicuro che si vedrà quello. Infatti, purtroppo appena li rivedrò, dovrò deluderli da questo, beh, lo rifacciamo con un aggeggino migliore, così effettivamente gli upgrade servono a qualcosa. Quindi pazienza, pazienza sì. È bello però questa cosa. È bella questa cosa e la dicevo lì in un altro in uno dei tanti filmatini che ho fatto oggi con questa, che è bello il fatto che ci sia qualcuno che ha voglia di raccontare davanti all'obiettivo di una videocamera, che era una cosa che pensavo già da tempo, quella di andare in giro proprio con un gimbalino, con una cosina così e fare queste, diciamo, passare la parola e far raccontare cose, perché ognuno ha cose da raccontare, è vero. Ed è bello il fatto che in questo caso sia stato così, non c'è stato bisogno di chiederlo, ma ho notato da subito che loro erano assolutamente a proprio agio a raccontare questo a uno spettatore che si trova al di là di un obiettivo, oltre che a me.
e questo mi ha riempito davvero di gioia. Quindi intanto li ringrazio, se mai guarderanno questo video gli do l'arrivederci a una prossima volta, perché bisogna farlo, secondo me va fatta, è una cosa che va fatta perché è bello che tu prendi una storia e la racconti così, senza averla preparata, senza averla pensata, così improvvisata. E poi oggi lì era, lo scenario era pazzesco, era bellissimo, c'è una giornata meravigliosa. Alla prossima, lo rifaremo, va bene, cerchiamo di trovare il modo migliore, ecco, per cercare di salvare qualcosa di più. Peccato per questo, che era proprio carina, aveva già il gusto vintage. Questo è finto, cioè sì, è carino da vedere, giallino, queste righe che ogni tanto si vede, però è finto, va? Cioè devo farlo in post produzione. Questo era bello perché era proprio, era lui, era l'originale, era anche il suono, vedi, comunque l'audio è importante, però quel suono era proprio, mi ha riportato a quegli anni ed era carino per quello. Pazienza, ci adattiamo. Alla prossima, ciao.